John Born, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video sul secondo canale. Prima di iniziare vi voglio ricordare che per tutta la durata di Sanremo su questo canale usciranno due video al giorno, uno sempre seguendo questo format o comunque il format generale, l'altro su Sanremo, perché voglio andare a parlare di Sanremo giorno dopo giorno, perché appunto è il festival della musica italiana e probabilmente è diciamo l'evento più importante in Italia. Detto questo, oggi la domanda ce la fa Mattia Fiore e mi chiede: avresti mai pensato di arrivare fin qui, che così rende anche di più? Beh, sinceramente no, ma io lo dissi anche in diversi video, io nemmeno a 1000 pensavo di arrivare, veramente nemmeno a 1000 iscritti, ragazzi. Perché? Perché quando ho iniziato era molto difficile emergere, perché quando ho iniziato c'erano pochi agganci, perché quando ho iniziato ti cagavano veramente in pochissimi. Io oggi penso che sul secondo canale, ora ve lo dico, ho più o meno sui 18.000 iscritti, non pensavo mai di arrivare nemmeno qui, sul primo canale, che è quello appunto sul calcio, ce ne ho 185-186.000, che sono tantissimi, ragazzi, sono tantissimi. Io non pensavo mai di arrivare fin qui. Io, fra le altre cose, non ho visto, vi dico la verità, non ho visto la differenza. Cioè, che cosa intendo parlando di differenza? Tu quando parti da un niente, no? Parti da un basso e piano piano inizi a salire, inizi a vedere la differenza, il rapporto con i big, inizi a fare amicizie. Io purtroppo questo non l'ho visto. L'ho visto un po' magari con il rapporto che ho avuto con di amicizia che ho avuto magari con Livio Marcone. L'ho aiutato fra l'altro a fare un'intera storia di fantacalcio con Dexter, che ci parlo spesso. Diciamo sì, con loro sì. Però io difficilmente sono entrato nei meccanismi dei big per un semplice fatto, ragazzi, perché io non ho network, cioè io non ho scelto network, ho deciso di non scegliere network. Se ne parlava l'altra volta con un mio amico di cui non faccio il nome perché non voglio dirlo, mi dice: guarda che con il network guadagni molto molto di più, puoi guadagnare anche tre volte tanto quello che già guadagni. E io gli ho detto: va bene, ci penserò. Senti una cosa, che fai oggi? Vieni ospite da noi? Non voglio fare nomi. E lui ha detto: guarda, non posso, perché il network mi dice o te fai pagà o rifiuti. Questo, ragazzi, chiude tutto. Questo chiude tutto. Io non voglio assolutamente essere comandato. Io per fortuna ho un lavoro che mi permette di vivere decidendo cosa voglio fare io, di cosa voglio parlare io, cosa voglio oggi portare io, e non voglio assolutamente che nessuno mi metta i piedi in testa. Preferisco guadagnare un terzo di quello che potrei guadagnare, non mi importa, ragazzi, ma voglio gestirmi il canale così com'è. Mi piacerebbe molto collaborare con i big, purtroppo ci sono dei vincoli che mi vietano questo, ma non che lo vietano a me, ma che lo vietano ad altri. Sarebbe molto bello. Si è parlato già con Luca, ve lo spoilerò, dai, col vostro caro Dexter, di fare delle live per parlare di Roma sul primo canale. Usciranno senz'altro, però dipende, non con tutti è possibile fare questo. Staremo a vedere. Io ovviamente cercherò di portarvi il contenuto. Io non avrei mai pensato di arrivare qua, vi dico la verità, e tuttora ancora non realizzo. Certo è che non voglio fermarmi qua, certo è che voglio continuare a correre, voglio continuare a portarvi argomenti sempre più vasti. E niente, questo, ragazzi, era il mio brevissimo punto di vista su appunto la domanda che mi fa Matteo Fiore. Io, come sempre, vi ringrazio per la visione. Vi ricordo, ragazzi, se avete una domanda, quindi grazie a Matteo Fiore, ciao Matteo Fiore, potete lasciarla qui sotto e io risponderò alla domanda che mi fate, come sempre, se la domanda insomma è abbastanza interessante da poterci dedicare un video. Vi ringrazio come sempre per la visione, buon canale, ci vediamo ad un prossimo video.